Ok, oggi facciamo qualche esercizio dal libro di testo riguardante i circuiti in corrente continua, leggi di Joule, di Ohm e via dicendo. L'esercizio proposto è questo, il numero 44, pagina 283, riguarda la caldaia elettrica, ve lo leggo. Dice, una caldaia elettrica da 500 watt, 5000 watt, quindi la potenza della caldaia è di 5000 watt, quindi in ogni secondo sfrutta un'energia pari a 5000 joule, opera a, quindi la differenza di potenziale a cui opera sarà quella della rete domestica, ha un delta V di 220 volt e ha un rendimento dell'80%. Usiamo lo stesso simbolo usato in termodinamica, 80%, cioè 0,8 in decimale. E quanto tempo impiega per scaldare 50 litri di acqua? Quindi abbiamo 50 litri di acqua da 20 gradi centigradi a 45 gradi centigradi. Quindi la temperatura iniziale è di 20 gradi centigradi, temperatura finale di cos'era? 45 gradi centigradi. In quanto tempo? Il delta T. Ok? Molto bene. Qui ci servono due in realtà ambiti. Dobbiamo mettere insieme un po' di termologia e la legge che abbiamo visto sui circuiti. La prima cosa da considerare è quanta energia ci serve, quanti joule ci servono per raggiungere l'obiettivo, cioè per portare l'acqua, questa massa di acqua, da 20 a 45 gradi centigradi. Qui è necessario ricordare la relazione fondamentale della calorimetria, cioè qui Q, attenzione, non è una carica, ma è il calore. Potremmo anche chiamarlo energia, ma insomma, usiamo le lettere solite. Il calore necessario a far cambiare di temperatura una certa massa di sostanza è data dalla massa della sostanza stessa per il calore specifico di quella sostanza per la differenza di temperatura, cioè temperatura finale meno quella iniziale. Questa, il delta T è TF meno T iniziale. D'accordo? Trattandosi di acqua, ok, abbiamo che la densità dell'acqua è di la densità dell'acqua è di 10 alla 3 kg al metro cubo. E quindi un litro di acqua, corrispondente a un decimetro cubo, ha una massa chiamiamola unitaria, di 1 kg. Ok? Quindi 20, no, 50 litri di acqua hanno, abbiamo una massa di 50 kg. Ok? Il calore specifico dell'acqua è il calore unitario, quello preso per riferimento, cioè se non ricordo male, era una caloria per grammo, quindi erano 4000, scusate un secondo, 4186, se non sbaglio, joule fratto chilogrammo e grado Kelvin. Cioè, per far cambiare di 1 chilogrammo alla massa di 1 kg di acqua, la temperatura di 1 grado, mi servono 4186 joule. Ok? O se equivalentemente una chilocaloria, ma le calorie ormai non si usano più. Quindi, e veniamo al punto, quanta energia mi serve per portare 50 kg di acqua da 20 a 45 gradi? La variazione di temperatura è il delta T,
è 45 gradi centigradi meno 20 gradi centigradi, per gli amici 25 gradi centigradi. Ah, tra l'altro qua sotto, nel calore specifico, potete trovare sia gradi centigradi che gradi Kelvin. L'escursione di un grado è la stessa. Quindi, la quantità di joule che mi servono è data da 50 kg, che è la massa, per il calore specifico, 4186, se non ricordo male, magari dopo controllo, joule fratto chilogrammo fratto grado K centigrado, per quanti gradi di escursione termica? 25 gradi centigradi. Di conseguenza, un rapido calcolo, mettiamo 50 per 4186 per 25 e a me risultano circa 5,23 per 10 alla 6 joule. Ok. Detto questo, la caldaia, ecco, converte in energia termica, quindi scalda l'acqua, dall'energia elettrica. Ok? Quindi, se la mia caldaia opera in queste condizioni, cioè ha una potenza di 5000 watt ed ha funziona a 220 volt, d'accordo? Questo significa che l'energia necessaria a produrre il calore necessario a scaldare l'acqua sarà erogata dalla caldaia in un tempo sufficiente a far sì che la potenza con cui funziona produca i 5 milioni circa di joule che mi servono. Ok? Mi spiego meglio. La potenza P della nostra caldaia sarà uguale all'energia sviluppata, sfruttata o erogata dalla caldaia diviso il tempo necessario per erogarla. Quindi, per quanto tempo deve funzionare la caldaia, questo sarà uguale all'energia di cui ho bisogno diviso la potenza. D'accordo? Però qui c'è una piccola cosa da cui stare attenti. Questa energia non è esattamente questa. Perché? Perché mi dicono che la caldaia ha un certo rendimento. Ok? Cioè, non tutta l'energia elettrica assorbita dalla caldaia viene convertita, viene sfruttata meglio per scaldare l'acqua. Parte se ne va in, che ne so, dispersioni, attriti interni, quello che sia. Ok? Quindi di quella che mi serve, che è questa Q, utilizzo solo l'80% di questa. Ok? Quindi l'energia necessaria a scaldare l'acqua, Q, sarà 0, meglio, facciamo una forma generale, il rendimento eta per l'energia E erogata dalla caldaia. Quindi qui l'energia che devo prendere o che la caldaia deve impiegare sarà quella utile, chiamiamola Q a scaldare l'acqua, fratto il rendimento. Quindi, nella formula risolutiva che mi dà il tempo durante il quale la caldaia deve funzionare, avrò il rapporto tra il calore fornito all'acqua, quello della relazione della calorimetria, diviso il rendimento e diviso ancora la potenza. Di conseguenza avremo tutto chiaro fin qui. Avremo Q che, se i calcoli sono corretti, è 5,23 in 10 alla 6 joule. Questa è una virgola. Fratto 0,8
e fratto ancora 5.000 joule al secondo, che è il watt. Vedete che joule si semplifica, rimangono secondi. Quindi, rifacendo un rapido calcolo, quindi questo diviso 0,8, diviso ancora 5.000, circa 1308.125 secondi, che diviso 60 sono 21,8 minuti, e quindi sempre circa 21 minuti e 48 secondi circa, se abbiamo rispettato i calcoli. Poco più di 21 minuti e tre quarto. Ok, sono stato chiaro? Vediamo se ci sono altre domande. No, non ci sono altre domande. A dire la verità, c'è un dato in più a questo punto. Il voltaggio della quella non ci serve, i 220 volt sono dati superati. La chiave è questa. E questa. Oltre alla relazione del rendimento. Qualche altra proposta? L'esercizio 21 a pagina 281. Allora, eccolo qui. Uccello sul filo, molto bene. Adesso ve lo leggo. Ah, giusto per la cronaca, questo qui che cos'era? Scusate, quello che abbiamo fatto prima era il numero 44. Scusate. La pagina 282 era? Invece adesso facciamo il numero 21. Giusto? 281. Dice: un uccello si posa su un filo di rame scoperto, percorso da una corrente di 32 ampere. Quindi abbiamo il nostro filo di rame, in cui passa una corrente di 32 ampere, diciamo in questo senso. Ok. E il filo è di calibro 8, cioè l'area della sua sezione è di 0,13 cm quadrati, quindi l'area A della sezione è 0,13 cm quadrati. Calcola la differenza di potenziale tra le due zampe dell'uccello assumendo che siano a distanza di 6 cm. Quindi la distanza, chiamiamola D, tra le due zampe è di 6 cm. Qual è il delta V? Tra i due punti, chiamiamoli questo A e B, no, come si chiama, P1 e P2, dove sono appoggiate le zampe dei nostri uccellini. Poi dice la differenza di potenziale sarebbe maggiore o minore se la distanza tra le zampe fosse aumentasse, motiva la risposta. Ok? Benissimo. Allora, qui che cosa ci serve? Beh, ci danno la corrente, abbiamo la corrente che passa nel nostro filo, ok? E abbiamo due punti lungo il filo e vogliamo sapere qual è la differenza di potenziale, fatemi evidenziare in rosso, attraverso questi due punti, delta V.
qui abbiamo la legge di Ohm, 3.1.2, la differenza di potenziale sarà la corrente che attraversa il filo moltiplicata per la resistenza tra il punto 1 e il punto 2. Applico la legge di Ohm. Non conosciamo però il valore di R della resistenza. Come facciamo a ricavarlo? Beh, sappiamo che il filo è di rame, che ha una lunghezza tra, nel tratto che ci interessa di 6 cm e la sezione del filo è 0,13 cm quadrati. Ok? A questo punto usiamo la legge di, la seconda legge di Ohm, R12 sarà uguale alla resistività del rame, RCU è la sigla del rame, per la distanza tra le due zampette, quindi la D, diviso la sezione, l'area della sezione A del filo. Ok? Sul testo sicuramente da qualche parte troviamo la resistività della. Prego? Grazie. Per 10 alla meno 8. Allora, ρ per rame 1,72 per 10 alla meno 8, immagino ohm per metro. Ok? Ci siamo? Molto bene. Quindi calcoliamo per prima cosa la resistenza di quel pezzo di filo che ci interessa. Quindi R12 vale 1,72 per 10 alla meno 8, attenzione, ohm per metro. D e A sono in centimetri e in centimetri quadrati. D'accordo? Quindi conviene trasformare prima D e A in metri. Quindi D, lo scrivo qui a fianco, D è 6 per 10 alla meno 2 metri. E A è 0,13 centimetri quadrati, centimetro 10 alla meno 2 metri, quindi per 10 alla meno 4 metri quadri. Quindi devo elevare al quadrato il 10 alla meno 2. È tutto chiaro? Quindi qui mettiamo 6 per 10 alla meno 2 metri e 0,13 per 10 alla meno 4 metri quadri. Otteniamo che abbiamo allora, prima facciamo i coefficienti, 1,72 per 6 diviso punto 13 e viene 79,38 per, abbiamo 10 alla meno 8 per 10 alla meno 2 diviso 10 alla meno 4, quindi per 10 alla più 4, che fa 10 alla meno 6 ohm. Aggiustando un po' con la scrittura, mettiamo in notazione scientifica, abbiamo 7,938 per 10 alla meno 5 ohm in quel tratto di filo. Ci siamo fin qua. Quindi, avendo la resistenza, la differenza di potenziale tra i due punti di contatto dove ci sono le zampe dell'uccellino, abbiamo R, quindi 7,93938, possiamo anche approssimarlo in 8, ma insomma non fa niente, per 10 alla meno 5 ohm, per, non mi ricordo più la corrente, 32 ampere. E quindi, allora, 7,3938 per 32, abbiamo 236,736 per 10 alla meno 5 volt, in notazione scientifica, qui abbiamo due posti, quindi 2,37 to, per 10 alla meno 3 volt, quindi 2,37 millivolt. 2,5 dice lui. Ok? Prego, nessun problema. C'è anche la seconda domanda. Dice: la differenza di potenziale sarebbe maggiore o minore se la distanza tra le zampette dell'uccellino aumentasse?
Beh, torniamo un secondo indietro e siamo qui. Oh, eccola qua. Se, dato che, anzi, chiamiamola così, scusate, questa è la domanda B, la differenza di potenziale tra i due punti, che vale resistenza per corrente, è anche uguale a corrente per resistività per distanza tra i due punti diviso la sezione del filo. Quindi se la distanza tra i due punti aumenta, la differenza di potenziale aumenta perché delta V è proporzionale a parità di corrente, a parità di sezione del filo, è proporzionale alla distanza. Più lontano metto i due punti di contatto, maggiore sarà la differenza di potenziale. Ok? Ci sono altre domande su questo? No. Bene. Altra proposta. Diciamo sì, secondo tempo. Dobbiamo provare a fare. Per esempio, che ne so, il 48 a pagina 284. E propone un circuito come di questo tipo. C'è una batteria L1 con una resistenza in serie. Un'altra da questa parte, un'altra batteria, L2 e ancora una resistenza. Qui chiamiamo questa R1, R2, R3. Qui c'è il lato più, qui c'è il lato più. E1 ha una forza elettromotrice di 15 volt. La batteria 2 ha una forza elettromotrice di 11,5 volt. R1 misura 8,5 ohm. R2 misura 6,22 ohm. E infine R3 misura 15,1 ohm. Dice qual è l'intensità è il verso della corrente. E qui le due batterie sono con le polarità dello stesso senso, cioè la batteria E1 mette in circolo le cariche dal più verso il meno, quindi in senso orario. Lo stesso fa la batteria E2, quindi sono concordi, quindi si, tra virgolette, aiutano, si rafforzano, hanno lo stesso effetto. Quindi il verso della corrente sarà sicuramente un verso orario. Ok? Per quanto riguarda la corrente, è sufficiente che abbiamo una maglia sola, è sufficiente utilizzare la legge delle maglie. Prendiamo per esempio, partiamo dalla prima batteria e facciamo sempre
la somma di tutte le delta V, potenziale a valle meno quello a monte, lungo tutti gli elementi. La prima batteria E1 dà una delta V che vale E1 più E1, perché a valle il potenziale è più grande che quello a monte. Attraverso R1 c'è una caduta di potenziale, quindi meno R1I, poi c'è più E2, la batteria fa salire il potenziale, meno R2 di nuovo I, la I è la stessa dappertutto perché tutte sono collegate in serie, quindi la corrente che attraversa le varie resistenze è la stessa, meno di nuovo R3I, questo deve dare 0, legge delle maglie. Ok, qui possiamo raccogliere a fattore comune la intensità di corrente. Quindi abbiamo E1 più E2 meno R1 più R2 più R3 per la corrente I uguale a 0. Di conseguenza, il valore della corrente sarà il rapporto tra la somma E1 più E2 delle due forze elettromotrici diviso la resistenza equivalente del circuito, che essendo tutte le resistenze in serie sarà la somma algebrica delle tre resistenze. R1 più R2 più R3. Quindi l'intensità di corrente sarà, cos'è, aspetta, 8, no, 15 volte più 11,5, più queste volte più 11,5 volt, fratto le tre resistenze, 8,5 ohm più 6,22 più ancora 15,1. Quindi qui abbiamo al numeratore 16,5 volt, no, 26,5, scusate. Ok, un istante solo, vediamo se parte, non c'è più. E sotto abbiamo 8,5 più 6,22 e più 15,1, 29,82 ohm, per un totale di 26,5 diviso 29,82, che fa 0,889 ampere. Ditemi se è tutto chiaro o se devo ripetere qualcosa. Domande? Che ne dite? Se proviamo a fare anche questo, abbiamo, sì, dobbiamo avere tempo abbastanza. Proviamo a fare anche il 51. Stessa pagina. Copio il circuito. Quindi abbiamo qui due batterie, questo è il lato più, questo è il lato meno, E1, in serie una resistenza, chiamiamola R1, questo in parallelo un'altra resistenza, un'altra batteria, E2, questo circuito qui si chiude, poi c'è un altro pezzo di circuito e c'è un interruttore e qui ho un'altra resistenza, questa è R2, questa è R3, ok, questo è l'interruttore e i dati sono: la differenza di potenziale della prima batteria è 6 volt, la seconda è da 9 volt.
R1 misura 2 ohm, R2 misura 4 ohm, R3 sono 5 ohm. Ok, dice, due batterie in tre resistenze sono collegate come nella figura. Quale corrente scorre attraverso ogni batteria quando l'interruttore è aperto e quando è chiuso? Ok? Cominciamo con l'interruttore aperto. Allora, qui a interruttore aperto abbiamo una sola maglia, quella a sinistra, perché questa qui, in questa parte del circuito, non gira corrente perché l'interruttore è aperto. Quindi qui interrotto come se ci fosse una resistenza infinita. Quindi da questa parte possiamo anche considerare che questa parte non esista, e quindi non gira corrente. È chiaro il perché. Perché anche se mando corrente qui, non appena arrivano le cariche qui si fermano, non hanno modo di andare da qualche altra parte. Quindi qui in R3 a circuito aperto non c'è corrente, c'è quindi solo la maglia a sinistra. Ok? Allora, facciamo un'ipotesi. Suponiamo che la corrente giri in senso orario. Ok? Se mi sbaglio troverò un valore negativo. Ok? Quindi applichiamo la legge delle maglie seguendo questa ipotesi sulla corrente. In realtà c'è un criterio per stabilire il verso, ma lo vediamo dopo. Supponiamo, facciamo proprio una. Lanciamo la monetina, diciamo di qua o di là, orario antiorario, e poi vediamo. Suppongo che giri in senso, in senso orario, scusate. Quindi applico la legge delle maglie al mio circuito. Comincio dalla batteria 1, quindi attraverso la batteria 1 il potenziale sale di E1. Attraverso la batteria 2, essendo la polarità invertita, il potenziale diminuisce. Ok, perché faccio potenziale a valle qua meno a monte, questo differenza di potenziale, questo punto è potenziale più basso di questo. Quindi qui devo scrivere meno E2, sempre seguendo il verso della corrente che ho ipotizzato. Attraverso E2 ho di nuovo una caduta di potenziale R2 per I e poi ancora meno R1 per I e questo deve darmi 0. Di conseguenza, anche qui raccolgo la I da R1 e R2, la corrente che gira nel nostro circuito, nella maglia a sinistra, sarà E1 meno E2 fratto R1 più R2, cioè cos'era? 6 volt meno 9 volt fratto 2 più 4, 2 volt, 2 ohm, scusate. 2 ohm più 4 ohm, lo otteniamo 6 meno 9 fa meno 3 volt, diviso 6 ohm meno 0,5 ampere. Questo segno negativo ha un significato fisico importante. Significa che io ho sbagliato previsione. Okay? La corrente in realtà, visto che è un valore negativo, gira nell'altro senso. Perché potevo prevederlo? Sì, perché la batteria 2 è più forte della 1. Quindi la corrente, ok, è determinata dal segno della batteria di, in questo caso, differenza di forza elettromotrice più grande. D'accordo? Però se non me ne accorgevo subito, me ne accorgo dopo perché trovo un valore della corrente negativo. Quindi, morale della favola, circuito aperto. Quindi caso A, interruttore aperto, non circuito aperto, scusate. Interruttore aperto, nella maglia a sinistra, la corrente vale mezzo ampere in senso antiorario.
Ok, d'accordo? È tutto chiaro? Caso B, se chiudo il circuito, vediamo se ce la facciamo velocemente, se no riprendiamo la prossima volta. Se chiudo il circuito, adesso si apre anche la maglia di destra. Adesso ho due maglie, quella di prima e questa. Ok? Che cosa cambia? Beh, in realtà la maglia di sinistra in questo caso le due correnti che passano attraverso R1 e R2 non sono più la stessa, perché qui ho un nodo e qui anche. Quindi la batteria E2 erga una corrente che si diparte si divide in due tronconi, in due rami. Parte andrà a sinistra, parte andrà a destra. Ok? Quindi cosa posso fare? Boh, posso utilizzare non solo la legge delle maglie, una per la maglia di sinistra e una per la maglia di destra, ma anche quella dei nodi. Ok? Supponendo che E2 arrivi in questo nodo, da qui avrò, scusate, qui arriva E2, E2. E di qua andrà I1 e di qua andrà I3, con I2 che vale I1 più I3. Ok? Quindi qui tacitamente io ho supposto che nella maglia sinistra la corrente giri in senso antiorario, nella maglia di destra giri in senso orario. Se poi mi sono sbagliato, troverò correnti negative. Ok? Bene, sta per suonare, provate a applicare le due leggi delle due maglie. Attenzione, in questo caso potrete riscrivere quelle che abbiamo visto prima, questa, però in questo caso avrò R2 I2, R1 I1, mentre a destra avrò E2 meno R3 I3 meno R2 I2. Ok? Quindi avrò tre equazioni. La maglia di sinistra, la maglia di destra e quella del nodo. Concludiamo la discussione nella prossima lezione. Mi fermo qua.